trovati alla terza edizione del TG6. La segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, questo pomeriggio è arrivata a Montesilvano per partecipare alla 3 giorni del patronato INAS. Il focus è sul welfare e sul ruolo dei patronati, ma il segretario ha toccato anche temi nazionali, tra cui le pensioni. Alfredo Primante. Anna Maria Furlan, segretario della CISL, è arrivata in Abruzzo per discutere di welfare nella 3 giorni intitolata Mettere in agenda il futuro, organizzata dal patronato INAS della CISL. E proprio sul ruolo importante svolto dai patronati come servizio ai cittadini si è soffermata la Furlan, che ha richiamato il governo Renzi a non continuare a tagliare in questo settore. È un servizio che si offre a ogni cittadino e a ogni cittadina, davvero di alta qualità. Ogni anno però nelle finanziarie noi discutiamo di tagli al patronato. Credo che sia ora invece di fare un confronto serio su come anche qua introdurre elementi di innovazione e certificare la qualità. Parlando di welfare non si può non citare il tema pensioni, argomento caldo nell'ambito delle riforme. Proprio i sindacati sono scesi in piazza contro la legge Fornero, questa la posizione della CISL. Noi abbiamo detto al governo con chiarezza che vogliamo che già nella legge finanziaria ci siano significativi segnali di un cambio di rotta. In un paese dove oltre il 40% dei giovani è disoccupato, a questo sommiamo i tanti giovani che sono precari nel lavoro, è ovvio che non possiamo tenere inchiodati sui posti di lavoro sino a 66-67 anni lavoratori e lavoratrici. Poi uno sguardo all'Abruzzo per crescere, dice Anna Maria Furlan. Così come nel resto d'Italia serve innovazione. Questa è una regione che nel tempo ha davvero accumulato anche modelli di eccellenza e bisogna puntare sull'innovazione, anche qua come in tutto il paese. Quindi gli investimenti sulla produzione, sulle infrastrutture, su innovazione, su ricerca, su formazione sono indispensabili per la crescita del paese e nel paese anche dell'Abruzzo. Il Consiglio regionale in tarda ora ha approvato il provvedimento per il salvataggio dell'ISA, fondi anche per le altre istituzioni culturali d'Abruzzo. Il servizio è di Giorgio Alessandri e poi ascoltiamo l'intervista al consigliere regionale del Partito Democratico Luciano Monticelli realizzata da Alfredo Primante. Dopo una lunga maratona in Consiglio regionale è arrivato all'approvazione finale uno dei provvedimenti che ha fatto più discutere nelle ultime settimane, creando non pochi problemi all'interno della maggioranza, ovvero quello relativo allo stanziamento dei fondi per il salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese, risorse che consentiranno all'ISA di proseguire nella sua attività e che al contempo hanno aperto ad una guerra aperta tra maggioranza ed opposizioni, che si è conclusa con una soluzione salomonica quasi da manuale Cencelli. Soldi un po' a tutti quegli enti che hanno dei referenti all'emiciclo. Oltre che all'ISA, infatti, sono state garantite risorse anche all'Istituto Braga di Teramo, il Teatro Marocino di Chieti, il Teatro dei Marsi di Avezzano, il Teatro Fenaroli di Lanciano, l'Ente Manifestazioni Pescaresi, il Premio Falaiano, la Fondazione Michetti, la Brigata Maiella, la Giostra Cavalleresca di Sulmona ed il Mastro Giurato di Lanciano. Tutti contenti o quasi. Da 5 Stelle, infatti, piovono strali tanto nei confronti della maggioranza quanto in quelli del centrodestra. Non possiamo permettere che i partiti si spartiscano i fondi per la cultura, con il ricatto del salvataggio dell'ISA, ha tuonato il pentastellato Ranieri. Ci sono migliaia di realtà culturali abruzzesi valide, che però non hanno appoggio politico e navigano nell'impossibilità di implementare o di svolgere la loro attività sul territorio. L'ISA è sicuramente una risorsa, ma lo sono anche le altre realtà. Non solo cultura però in Consiglio regionale, dove è stata approvata la legge di riordino delle funzioni attribuite alle province. In base alla nuova norma, tornano di competenza regionale, tra le altre, le funzioni di valorizzazione dei beni culturali, agricoltura, difesa del suolo, vigilanza urbanistica e turismo. Previsti inoltre tavoli bilaterali con le amministrazioni provinciali, per discutere del trasferimento del personale, al netto dei pensionamenti e delle unità per le quali i comuni hanno dato la disponibilità ad assorbire. Monticelli, ieri si è andata avanti fino a tarda notte, però alla fine, insomma, i ribelli hanno avuto ragione. Ma io non direi più ormai ribelli, perché credo che la nostra battaglia fatta è stata poi capita da tutti, in quanto non parlavamo solamente di una variazione di bilancio, un provvedimento di legge che guardava solamente
a una così importante istituzione, ma che guardava un po' a tutta la realtà abruzzese. Quanto è stata difficile questa battaglia politica? È stata difficile dall'11 agosto, quando abbiamo deciso io, il collega Gerosolimo Olivieri, di fermarci un attimo. Ne abbiamo passato anche... non era stato capito e naturalmente anche il mio partito ha avuto da ridire, però poi con le discussioni fatte, con il fatto che ci siamo incontrati più volte e devo dire la soddisfazione ieri sera di finanziare l'ISA, sì, ma anche di finanziare tutte quelle leggi regionali, mi faccio riferimento al Michetti, al Lanciano, al tante manifestazioni e poi anche al Braga, di cui abbiamo voluto da 90.000 portati poi a 150.000 euro per il mantenimento fino all'arrivo della statalizzazione nel 2017. E qui è stato fatto un ottimo lavoro nelle commissioni anche con il supporto delle minoranze. Io voglio ringraziare anche loro, il Movimento 5 Stelle, il centrodestra, e adesso ci apprestiamo a fare questo regolamento che è dettato dalla 46 del 2014, di cui si chiede un osservatorio sulla cultura, un piano triennale sulla cultura, e crea un movimento notevole di lavoro, service, palchisti, strumentisti, tornisti, chi anche stampa il manifesto. C'è un giro incredibile e noi dobbiamo fare molta attenzione. E ripeto, li stiamo incontrando il venerdì, e ogni venerdì facciamo questo focus sulla cultura. Speriamo nel mese di dicembre e gennaio di fare una 2 giorni degli stati generali della cultura per raccogliere tante esperienze bellissime che sono in Abruzzo. Fuori programma Bruxelles per il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha incontrato l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Il servizio di Chiara Morelli. Un invito a visitare L'Aquila è quello che il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha rivolto a Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione Europea e alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. Chissà che D'Alfonso non voglia riaccendere i riflettori sull'Aquila dopo la visita lampo del premier Renzi, che tutti ricorderanno essere terminata tra tafferugli e contestazioni. Certo è che Federica Mogherini ha manifestato grande interesse e la sua disponibilità al governatore D'Alfonso. Il veloce scambio di battute si è tenuto tra i due a Bruxelles, al termine della sessione plenaria del Comitato delle Regioni, in cui Federica Mogherini è intervenuta per discutere sul ruolo degli enti locali e regionali nel quadro dell'azione esterna dell'Unione Europea. A fare da cornice la 13ª edizione degli Open Days, l'evento annuale che vede la partecipazione di oltre 6.000 stakeholders in 140 workshop, attraverso i quali il Comitato delle Regioni e la DG Regio coinvolgono regioni e città nelle iniziative legislative dell'Unione Europea, assicurando loro la funzione di organo consultivo. Un ruolo che il presidente D'Alfonso avrà modo di giocarsi al meglio giovedì mattina, intervenendo all'evento conclusivo degli Open Days per discutere di occupazione e crescita attraverso la strategia della macro-regione Adriatico-Ionica, ancora una volta alla presenza di Federica Mogherini. E chissà che D'Alfonso questa volta non riesca a costruire un ponte tra L'Aquila e Bruxelles. Il segretario generale del Comune dell'Aquila, Carlo Pirozzolo, è stato sospeso dalle sue funzioni dopo il provvedimento del GIP in merito all'inchiesta sul concorso da direttore all'ex OMPRI. Giorgio Alessandri. Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulle presunte irregolarità per il concorso da direttore presso il Centro Servizi Anziani. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha emesso la misura cautelare della sospensione dal servizio nei confronti del segretario generale del Comune, Carlo Pirozzolo. Un provvedimento emesso per le responsabilità emerse durante l'inchiesta, dal quale emergerebbe il tentativo di condizionare il concorso a favore della dirigente comunale Patrizia Del Principe, già sospesa dal pubblico servizio nei giorni scorsi, a favore della quale sarebbe stato confezionato il bando di concorso, indetto dal Comune nel 2014, per la copertura del posto di direttore dell'ex OMPI. Concorso che, comunque, non fu poi vinto dalla Del Principe, nonostante fosse l'unica candidata. Al segretario generale del Comune è contestato il reato di turbata libertà di scelta del contraente in un bando di gara. La Del Principe, inoltre, è coinvolta in un altro filone dell'inchiesta, sempre relativo all'ex OMPI, con l'accusa di aver percepito denaro da un imprenditore dei traslochi in cambio di incarichi diretti, sempre sul Centro Servizi Anziani. Il dirigente dell'Avvocatura, Domenico De Nardis, ricoprirà ad interim, come già accaduto finora, il ruolo di segretario generale. Pronto il ricorso dell'avvocato del segretario Pirozzolo, Carlo Benedetti, che al contempo è anche presidente del Consiglio Comunale,
che non ha commentato la decisione del giudice, annunciando l'intenzione di impugnare il provvedimento in tempi rapidi. La Corte dei Conti ha assolto il sindaco Cialente, la senatrice Pezzopane e l'intera giunta del 2010 dall'accusa di danno erariale nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei servizi delle mense scolastiche. Daniela Rosone. La vicenda del procedimento sull'affidamento e la gestione del servizio delle mense scolastiche si chiude con l'assoluzione del sindaco Massimo Cialente e della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La Corte dei Conti infatti li ha assolti assieme all'intera giunta in carica nel 2010 dall'accusa di danno erariale. L'inchiesta era partita da un esposto presentato nel 2012 dall'avvocato Fausto Corti, sotto la lente di ingrandimento una delibera del 2010 con la quale il Comune aveva consentito alla ditta Vivenda S.p.A. di aumentare ogni pasto di circa un euro più IVA, un aumento che secondo l'accusa aveva prodotto un danno erariale di 454.000 euro. La Vivenda giustificò tale aumento dicendo che si era passati dal servizio di monorazione a quello di scodellamento dei pasti. Nello stesso procedimento erano chiamati a rispondere di danno erariale, oltre al sindaco e alla Pezzopane, anche gli assessori Giampaolo Arduini, Marco Fanfani, Ermanno Lisi, Giuliano Lalli e Roberto Riga. L'equivoco di fondo in cui la procura è in corsa si legge nelle motivazioni che avrebbe legittimato la richiesta risarcitoria è che nel contratto originario fosse compresa anche l'attività di scodellamento o servizio agli alunni e al personale fruitore dei pasti, mentre risulta agli atti come nessuna attività del genere rientrasse nelle mansioni della società aggiudicataria, che al riguardo non percepiva alcun compenso. La procura non ha dimostrato quindi la presenza sul territorio a parità di condizioni di prezzi inferiori per lo svolgimento del servizio ai tavoli, che avrebbe provato il danno derivante dalla differenza tra il prezzo pagato alla ditta aggiudicatrice e quello prospettato da altri fornitori. Ma le successive aggiudicazioni, si legge sempre nelle motivazioni, hanno dimostrato l'esatto contrario, ovvero l'indisponibilità di altre ditte allo svolgimento del servizio. L'avvocato Fausto Corti, nello stesso procedimento, rappresentava una ditta esclusa dall'appalto. Secondo giorno di protesta a Pescara da parte degli studenti dell'Istituto Alberghiero De Cecco, chiedono garanzie sulla sede unica, sì ad una nuova sede, ma che sia a Pescara. Francesca Romanatesti. Non hanno intenzione di sospendere la loro protesta. Gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Pescara per il secondo giorno presiedono davanti al Palazzo della Provincia, manifestando la loro contrarietà al progetto di realizzare una nuova sede situata a Cepagatti. Vogliamo l'alberghiero De Cecco di Pescara e vogliamo tornare in un'unica struttura. Quello noi chiediamo insieme ai laboratori che devono essere fatti, perché i ragazzi che hanno l'attestato di qualifica quest'anno, com'è possibile che un professore attesti che un ragazzo sappia cucinare, sappia fare servizio di sala, sappia fare accoglienza senza i laboratori, e quindi un ragazzo che poi uscendo al quinto dovrà entrare nel mondo del lavoro, non essendo capace su queste cose, purtroppo verrà preso malo modo, e quindi noi chiediamo questi laboratori perché sono fondamentali, essendo un professionale in cui la nostra professione essendo quella vogliamo i laboratori e la palestra. In questi due giorni siamo stati ricevuti dall'assessore dell'urbanistica regionale, dal sindaco e i vari assessori, da una dirigente della provincia, purtroppo il presidente non era presente, avremo un incontro mi auguro presto, quindi le chiacchiere però sono chiacchiere. Io finché non vedo i fatti noi continueremo con questa protesta che è un sit-in pacifico. Vogliono risposte e vogliono la certezza di non dover subire una scelta alla quale sono contrari sin dall'inizio, e per rendere ancora più forte la loro richiesta annunciano una mobilitazione di massa che coinvolgerà anche altri istituti in programma per venerdì prossimo. Qui sono invitati tutti i cittadini di Pescara, tutti i genitori, tutti i professori, tutti i presidi di tutte le varie istituzioni, le scuole, tutta la città di Pescara e tutti i comuni limitrofi che interessano appunto dell'alberghiero di Pescara sono invitati alla nostra manifestazione, ripeto, pacifica, perché noi fino adesso, vedendo anche qui in piazza, non abbiamo fatto niente di male, e quindi ogni giorno ci viene autorizzato dal questore a fare questa cosa, perché noi facciamo tutto a livello legale, non siamo qui per occupare solo pubblico, ma siamo qui sotto autorizzazione del questore. L'Abruzzo conclude la sua partecipazione alla storica regata velica di Trieste. A fare il resoconto della 5 giorni è l'assessore progetti speciali territoriali Donato Di Matteo. La Barcolana di Trieste si è conclusa con una grande soddisfazione da parte della Regione. L'obiettivo era quello di trasformare i 2000 metri quadri di villaggio Abruzzo in una grandissima vetrina commerciale, visto che la storica regata attira 250.000 visitatori ogni anno, visitatori che hanno affollato gli stand degli artigiani e produttori di casa nostra.
Una presenza importantissima della Regione, molto interessante, che ha avuto grandi riscontri sia per i residenti nell'Italia, sia per quelli europei e extraeuropei. Siamo stati protagonisti, abbiamo fatto 4-5 giorni di grande qualità, con espositori di altissimo livello. Il riscontro è stato molto positivo, ci aspettiamo un ritorno importante da questa iniziativa. Una manifestazione che ruota intorno ai contatti commerciali con la regione, Friuli Venezia Giulia, con la vicina Slovenia, la Croazia e tutti i buyers giunti da ogni regione d'Italia. Se da un lato ad accorrere ci sono i più importanti velisti, dall'altra la Barcolana si trasforma in un vero e proprio business al quale partecipano importanti aziende di ogni parte del mondo. È importante far vedere le qualità di questa regione, molti l'hanno apprezzato, sia l'enogastronomia, le attività artigianali, i prodotti del nostro artigianato tipico, i nostri territori, l'appetibilità turistica, per cui è un dato importantissimo quello che è stato rilevato da questa iniziativa. Secondo me vanno fatti dei programmi, interventi dove noi siamo protagonisti e non marginali, per cui facendo così probabilmente attrarremo un numero sempre più considerevole di visitatori verso la nostra regione. Promuovere il territorio e le eccellenze dell'Abruzzo con un viaggio all'interno delle aziende produttrici dei territori pescaresi. Protagonisti Turchia, Regno Unito e Kazakistan. Il progetto è promosso dalla Camera di Commercio di Pescara. Vediamo. Si chiama Arte e Gusto, l'iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio di Pescara, che punta a stupire buyers provenienti dall'estero presentando le eccellenze del territorio con visite organizzate sui territori di produzione, così da integrare l'aspetto commerciale con quello turistico. I paesi, oltre all'Italia ovviamente, coinvolti sono il Kazakistan, la Turchia e il Regno Unito. Una grande opportunità per il nostro sistema economico, per le nostre imprese, un'opportunità che si rinnova perché Arte e Gusto è la seconda edizione in cui la Camera di Commercio nuovamente si focalizza per dare un'occasione anche alla piccola impresa di conoscere da vicino e affrontare dei compratori internazionali. Tra l'altro quest'anno rispetto all'anno scorso avremo anche i tour operator, quindi ci saranno compratori dei prodotti, investitori e anche tour operator interessati a creare pacchetti su misura per i turisti di questi paesi. Ecco, un connubio interessante tra turismo e produzione. I paesi protagonisti del progetto rappresentano i cosiddetti mercati emergenti, quelli in forte espansione. Quindi la Turchia diventa per questo grande scenarista uno dei paesi chiave per la crescita del business. Il Regno Unito è una certezza, è un paese dove le nostre aziende già da molti anni operano, è al tempo stesso però un paese che ha ancora bisogno dei nostri prodotti. E poi il Kazakistan è davvero una sfida entusiasmante perché questi compratori e tour operator sono davvero appassionati d'Italia, è un paese che ha anche lì degli indici di ricchezza molto alti e quindi anche persone in grado di comprare quello che viene definito il bello e ben fatto italiano. Lo sport di vivere, video monologo di Carlo Nesti, è stata l'occasione per portare a Loreto Aprutino le testimonianze dello spogliatoio dei ragazzi degli anni 70 della Juventus. Il tutto è nato da un progetto dei bambini della scuola primaria di Loreto Aprutino che hanno ideato il pallone di pezza esposto ora nello spazio LOG di Alessandro Del Piero a Loreto. Vediamo. Sport e vita vissuta, questo in sintesi il riassunto del documentario monologo Lo sport di vivere presentato sabato scorso a cura del giornalista Carlo Nesti a Loreto Aprutino. L'essenza dello sport di vivere è infatti quella di raccontare emozioni e sentimenti attraverso gli eventi sportivi ed è proprio tramite parole, immagini e musica che Nesti ha provato a unire insieme questi due aspetti. Nasce così, da una scommessa, dimostrare che non soltanto con i libri, con le poesie, con i quadri, con le sculture, con le canzoni si possono esprimere i sentimenti, gli stati d'animo della nostra esistenza, ma anche con i personaggi e con i fatti dello sport. L'occasione è stata anche il portare a Loreto Aprutino, dove hanno raccontato la loro esperienza, i ragazzi dello spogliatoio della Juventus degli anni 70, da Luciano Miani a Dario Tosetti, da Beppi Pillon a Massimo Briaschi a Paolo Bordoni e altri ancora. Il tutto ha avuto origine dal pallone di pezza, ideato dai bambini della scuola primaria di Loreto Aprutino ed esposto a Torino al LOG di Alessandro Del Piero, dove Renato Mariotti lo ha portato insieme ad altri oggetti del calcio del passato. È un progetto che parte già da
alcuni anni, in quanto io come rappresentante della locale squadra di calcio, SD Lavoreto, come Luciano Miane come rappresentante del River 65, stiamo cercando di spiegare ai ragazzi quello che è il vero calcio, perché il vero calcio non è quello che i bambini purtroppo oggi sono abituati a vedere in televisione o a guardare in televisione. Una manifestazione questa fortemente voluta dal sindaco di Loreto a Prutino, Gabriele Starinieri, e dalla sua amministrazione. Tutto è partito da qualcosa che nasce a scuola e che va a riguardare lo sport come scuola di vita e quindi i valori delle relazioni umane nello spogliatoio. Sono presenti tantissimi ragazzi, bambini, che frequentano tutti diciamo, i settori giovanili di ogni sport. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, allenamento pomeridiano per il Pescara, sempre fermi Bunosa e Mignanelli, hanno lavorato a parte Fornasier, Sansovini e Bruno. Lavoro differenziato invece per Zampano, piccola tegola per Memushai che giocando con la sua nazionale ha riportato una distrazione muscolare e sarà fuori per almeno una settimana. Al centro dell'attenzione per le sue prestazioni, ancora senza marcature, oggi ha parlato il centravanti Andrea Cocco, ascoltiamolo. Poi per quanto riguarda il gol sicuramente mi manca, non è una cosa che nego, perché comunque sia attaccante vive di questo, però sono anche abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista. L'anno scorso dopo 10 presenze ne avevo fatto 2, quest'anno sono a 6 presenze ne ho fatto 0, quindi sicuramente ci sono ampie immagini di miglioramento. Sul fatto del gesto con Gianluca, ovviamente noi ci siamo messi a ridere perché sono cose che in campo capitano tantissime volte. Ovviamente adesso avete beccato il momento dove la cosa era stata plateale, ma io e Gianluca abbiamo un bellissimo rapporto, andiamo d'accordissimo, non c'è nessun tipo di problema, perché lui mi ha detto anche di un articolo che è uscito ieri su un brutto rapporto tra me e lui, e vi posso assicurare che non c'è, anzi, andiamo veramente d'accordo. Quando uno come me non sta benissimo fisicamente si vede, si nota, e sicuramente ti manca quella gamba in più che ti può permettere di fare con maggiore rapidità il movimento giusto, e poi sicuramente quando non hai la gamba giusta anche la testa un po' ne risente, quindi sono tutte, non dico che siano attenuanti, ma sicuramente sono aspetti che inizio anno mi mancavano. Ora sicuramente sto un po' meglio e spero di trovare il gol subito. Ringrazio il mister per queste parole. Io ho sempre pensato alla squadra, che una mia giocata o un mio gol facesse bene alla squadra, facesse vincere le partite alla squadra. Non ho mai pensato a me stesso come singolo, quindi questa è una cosa che ho sempre fatto negli anni, ho sempre pensato più alla squadra che a me che al singolo. Quindi per me il gol può anche non arrivare, nel senso tra virgolette. Mi farebbe piacere se di dare una gioia comunque sia ai tifosi e alla squadra, però se vinciamo lo stesso con la mia giocata, con un movimento, per me va bene uguale. La scelta l'ho fatta io alla fine, quindi io sono felicissimo di andare a Pescara, perché sicuramente è una società importante. Mi dispiace non dare delle gioie sotto il punto di vista del gol ai tifosi e sicuramente anche al mister e al presidente che hanno molta fiducia in me, però lavorerò per questo, spero che arrivino presto i gol. La Virtus Lanciano prepara il match di sabato prossimo con il Como. Piccolo è tornato in gruppo e sarà a disposizione. Ieri differenziato per Padovan e Amenta. Intanto il tecnico d'Aversa torna sulla gara di Bari e sul momento della sua squadra. Ascoltiamo. Torniamo sicuramente non entusiasti per il risultato. Però considerando il valore dell'avversario e considerando la prestazione che abbiamo fatto, dobbiamo essere comunque pensare positivi, partire dal fatto che comunque abbiamo fatto una partita diciamo alla pari contro una squadra fortissima creata magari per vincere il campionato, dove la differenza l'ha fatta la giocata del singolo, ma devo dire sotto l'aspetto dell'arco dei 90 minuti, 93 minuti compreso il recupero, credo che comunque sia stato un risultato aperto fino alla fine, ecco. Dove potevamo fare qualcosina di più secondo me era con la Provercelli e con Modena, però credo che l'obiettivo iniziale di quest'anno sia ben chiaro, perché se è sempre dall'aspettativa che se uno si aspetta di rifare gli ultimi due campionati è chiaro che i malumori ci saranno per tutto l'arco del campionato. Sabato viene una squadra che è il Como, che comunque ha il nostro stesso obiettivo, sicuramente non sarà una partita facile,
dobbiamo fare di tutto per cercare di vincere, per cercare di raggiungere una posizione di classifica un po' più tranquilla. Ma lo dico oggi per non ridirlo poi in futuro, se pensiamo ancora di fare paragoni con i 2 anni passati, siamo fuori binario. Prova gagliarda ma sfortunata per il Teramo, che non va oltre l'1-1 con il Pisa nella gara di recupero della seconda giornata di campionato. Al gol fulminio del Pisa con Verna, risposto per Rotta, e nel finale palo di Petrella. Andrea Costantini. Un buon Teramo non riesce a sfondare il bunker del Pisa e deve accontentarsi di un pareggio. L'1-1 del Bonolis nella gara di recupero della seconda giornata permette al Pisa di Ringhio Gattuso di restare imbattuto e fare un piccolo passo verso la vetta occupata dalla SPAL. Ma soprattutto non rende giustizia alla prestazione generosa e costante dei biancorossi, frenati dalla mala sorte o, se vogliamo, dagli episodi. Come previsto, Vivarini rilancia Petrella in coppia con Moreo e preferisce ancora Cecchini ad Orazio. Gattuso inserisce San Severino, cambia modulo e opta per un 3-5-2 a specchio. Ciani e Lores Varela in attacco. Pioggia leggera e costante, si gioca da subito con l'illuminazione artificiale e l'avvio sorride al Pisa, perché al sesto il tocco sporco di Ciani su cross di Mannini spiazza la difesa teramana e per l'ex Lanciano e Chieti Luca Verna è un gioco da ragazzi mandare in vantaggio i suoi. Il Teramo però non demorde e macina gioco. Al 12esimo l'Airone Moreo, altra bella prova, si fionda sull'errore di Lisuzzo ma in precario equilibrio non c'entra la porta. Ancora Moreo dal alla distanza, Bacci usa i pugni, preludio al gol del pari, 24esimo piazzato di Amadeo, difesa pisana poco reattiva, per Rotta in corna sul secondo palo e pesca l'angolo opposto, è 1-1 col primo gol stagionale per Marco Perrotta, che già aveva giustiziato Bacci lo scorso anno quando l'estremo era al tutto cuoio. I biancorossi continuano a macinare gioco ma la fase difensiva pisana tiene bene. Gara ancora più viva nella ripresa, clamorose le due opportunità nei primi 5 minuti, corner di Amadeo, battuta ravvicinata di Scipioni e Bacci si salva distinto. Ancora angolo di Amadio dalla parte opposta, tacco volante splendido di Moreo, ma Ricci salva sulla linea. Giocata geniale del centravanti, meritava miglior sorte. Il Pisa raramente riparte, ci riesce all'11esimo, Tonti allora si distende sul tiro di San Severino. Vivarini inserisce da Silva per Calvano, porta Petrella sulla linea dei centrocampisti. Teramo molto offensivo e che tiene fisicamente nonostante gli sforzi già profusi. Bacci interviene a mano aperta sulla sventola di Amadio, alla mezz'ora per poco non ci scappa la beffa. Su una respinta della difesa Ricci calibra una staffilata che coglie la base del palo, anche se Tonti era sulla traiettoria. Il Teramo spinge fino alla fine e dà la grande chance al 90esimo, pregevole triangolo Petrella da Silva, il tiro di Petrella è sporco ma scavalca Bacci, il palo dice no e ricaccia indietro l'urlo del Bonolis. Un peccato, il risultato pieno non arriva ma la squadra è in evidente crescita. Mister, diciamo subito, peccato, Teramo meritava i 3 punti. Sì, sono molto arrabbiato perché non ci gira a livello proprio di... Io non credo nella fortuna perché dobbiamo essere sempre più bravi, però in qualche episodio ci poteva essere un po' a favore nostro. Invece ancora una volta grandissima partita, io devo fare i complimenti alla squadra perché sta diventando un bel gruppo, è una squadra che lavora molto bene, che ci tiene, ha ripreso uno spirito importante che è lo spirito che piaceva a noi a Teramo, quindi adesso dobbiamo continuare su questa strada, migliorare ancora, perché abbiamo le potenzialità per crescere e per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Comunque oggi c'ho veramente poco da dire alla squadra. Mister, intanto è contento della prestazione del suo Pisa di questo punto? Sì, siamo contenti, abbiamo sofferto tanto, sapevamo che venivamo qua. Teramo è una buona squadra, una squadra che... una delle più forti, squadra costruita bene, giocatori bravi tecnicamente, sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà. Ci mancano tanti giocatori importanti, però chi scende in campo scende sempre con la testa giusta e devo dire che sono molto contento. Con il 2-0 inflitto alla Lazio, l'Acqua e Sapone M Gross ha centrato la prima vittoria in campionato. Nel prossimo turno, difficile trasferta sul campo della capolista Corigliano.
Dopo due pareggi è arrivato il primo sorriso pieno per l'Acqua e Sapone Emmegros con il 2-0 ai danni della Lazio. Partita scorbutica ma sempre comandata dalla squadra di Massimiliano Bellarte, che ha dovuto fare i conti con l'atteggiamento quasi rinunciatario del quintetto ospite. Il giro palla e la capacità di attendere il momento giusto per colpire hanno premiato alla fine l'Acqua e Sapone. Il vantaggio dopo quasi 5 minuti di primo tempo con Coco Schmidt. L'1-0 dei nerazzurri non ha mutato il cliché della partita. Iniziativa sempre in mano all'Acqua e Sapone e Lazio mai pericolosa dalle parti di Mammarella. La resistenza ospite cede per la seconda volta al 14° della ripresa, assist di Sidney per la zampata di Burrito. Inutile poi il forcing finale dei laziali con il portiere di movimento. Il quintetto capitolino resta in fondo alla classifica. L'Acqua e Sapone sale a 5 punti e può preparare al meglio la trasferta sul campo della capolista Corigliano. Partita dopo partita comunque i frutti saranno sempre maggiori, perché credo che ci sarà feeling tra di loro, ognuno conoscerà quali sono le caratteristiche peculiari degli altri, quindi riuscirà a sfruttarle, così come tutti si sentiranno magari sicuri di fare uno contro uno perché c'è gente che dà copertura, quindi piano piano si arriverà anche a quella linearità offensiva che sta crescendo. Quello che mi consola è il fatto che oggi non abbiamo preso gol, che Mammarella ha fatto parate ordinarie tranne una, mentre l'anno scorso queste partite di sicuro avremmo preso gol e Mammarella avrebbe fatto le straordinarie, quindi questo mi consola e questo mi dà forza. È tutto per questa terza edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buonanotte.